vado invece a salutare la direttrice di SATI, Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali, Guia Berti. Grazie per essere buongiorno. Con noi, direttrice. Buongiorno Eva e buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie a voi come sempre. Non siamo soli, vero, quest'oggi? Abbiamo un ospite. No, un ospite d'eccezione, tra l'altro. Ce lo presenta, direttrice? Certo, abbiamo il direttore delle risorse umane di Ruffino, dottor Emanuele Rossini, che oltre ad essere un grandissimo professionista è anche una gran persona, un grande amico. E che salutiamo e che vediamo anche lui sul canale 841. Ben arrivato su Lady Radio, dottor Rossini. Grazie, buongiorno, buongiorno a voi e grazie Guia per la bella presentazione. E allora andiamo proprio a parlare intanto con la direttrice, anche perché ieri si è tenuto il Recruiting Day alla SATI, ci parli insomma di questo evento che ogni anno fa incontrare studenti ed aziende come un'azienda prestigiosa come quella di Ruffino. Esatto, esatto. Allora il Recruiting Day per noi è uno dei momenti topici del percorso scolastico in cui dove i ragazzi si aprono al territorio, si aprono alle aziende e al mondo del lavoro, mettono in pratica gli insegnamenti che gli sono stati dati nei mesi precedenti, quindi noi abbiamo fatto già una serie di percorsi su come si affronta un colloquio di lavoro, come ci si pone davanti all'impresa, come si scrive un curriculum, cosa fare, cosa non fare, come gestire anche l'ansia del momento del colloquio. Ieri i ragazzi della scuola si sono presentati tutti belli come sempre, impeccabili davanti a un gruppo di aziende e dei nostri soci sostenitori, perché io ricordo che Scuola Scienze Aziendali, oltre ai soci fondatori che fondarono la scuola nei primi anni Ottanta, abbiamo un gruppo di imprese del territorio che ci aiuta, ci sostiene, ci crede nei nostri percorsi, in quello che facciamo, crede nei nostri ragazzi, e li prende in stage, ci assume i ragazzi, ci aiuta a raggiungere placement senza i quali noi non avremmo nemmeno senso di esistere forse, no? Quando dico che mi piace pensare la scuola come la casa delle aziende, sono vitali per noi e questo gruppo di imprese immancabilmente tutti gli anni ci dà tante soddisfazioni. Ecco, ma come avete organizzato, soprattutto in questo periodo, i colloqui in presenza? Come è stato possibile? Come vi siete attrezzati per far fronte anche a quelle che sono le esigenze che ci richiedono del distanziamento sociale? Allora, noi abbiamo suddiviso, innanzitutto ogni azienda aveva uno spazio suo, una stanza a disposizione, quindi tutte le aule erano, la scuola era aperta, tutte le aule aperte, ogni azienda con una stanza, un'agenda di appuntamenti, i ragazzi avevano la loro agenda di appuntamenti, sapevano che a quel determinato orario dovevano presentarsi all'appuntamento per il colloquio. Quindi chiaramente con disinfettanti per le mani, poi ogni volta che cambiava stanza, che cambiavano aziende, disinfettavamo tutto, mascherine obbligatorie, quindi insomma poi i ragazzi sono abituati. Ricordo che loro sono in presenza al 50% già da un po' di tempo e sanno che in aula si sta obbligatoriamente con la mascherina all'interno del perimetro scolastico. Chiaramente fuori non sono sotto la mia egida, ma a scuola la portano. Vado proprio dal direttore delle risorse umane dell'azienda Ruffino, il dottor Emanuele Rossini, perché ieri proprio avete incontrato gli studenti della SATI. Allora, come sono andati i colloqui? Avete trovato qualche risorsa interessante per gli stage, dottor Rossini? Guardi, i colloqui sono andati bene. Per la verità io ho scelto di non fare dei veri e propri colloqui di selezione, ma piuttosto delle chiacchierate con questi ragazzi. Li abbiamo fatti, pur nel rispetto ovviamente di tutte le distanze, abbiamo fatto dei colloqui di gruppo, proprio per mettere a più agio possibile le persone, che ovviamente i ragazzi erano un po' tesi. Vi immaginate, qualcuno per la prima volta si trovava a fare un colloquio davanti ad un'azienda, davanti a un direttore del personale, quindi noi abbiamo proprio cercato per quanto possibile di metterli a loro agio. Devo dire che questi ragazzi li ho trovati maturi, con delle idee molto chiare, per qualcuno a 20 anni, 21, quindi ragazzi giovani con delle idee molto chiare. Alcuni di loro provengono dal percorso universitari, alcuni avevano iniziato un lavoro e poi la pandemia, ahimè, ha sconvolto la vita anche di questi ragazzi
e taluni hanno scelto di ripartire da un nuovo percorso formativo con la Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali. Da parte nostra abbiamo già individuato alcune persone e poi proporremo i nominativi alla direttrice per averli in stage a partire dal prossimo mese di novembre. Senta, l'azienda Ruffino è socio sostenitore di Sati ormai veramente da anni. Com'è nata questa collaborazione e soprattutto quali sono anche i valori che condividete con Sati? Guardi, innanzitutto io collaboro personalmente con la scuola da oltre 20 anni, da quando ero una precedente azienda, quindi direi che veramente conosco la scuola da tanto, insomma, da quando c'era il mio amico, il direttore Valdesi. E quando 9 anni fa sono entrato nella scuola, nella Ruffino, per me è stato naturale continuare questa collaborazione con la scuola. E allora abbiamo preso i primi stagisti, per la verità un po' nello scetticismo generale di alcuni colleghi, no? Che dicevano, ma questi ragazzi, ne abbiamo presi due, poi abbiamo subito confermato e abbiamo assunto in azienda, ancora oggi sono in azienda da noi, e l'anno dopo ne abbiamo presi 4, eccetera. E così è venuto naturale anche per la nostra azienda diventare socio della Scuola di Scienze Aziendali. No? Diceva dei valori la domanda, no? Ecco, guardi, noi condividiamo profondamente quello che è il progetto formativo della Scuola di Scienze Aziendali. C'è un progetto che, come diceva la direttrice, coinvolge pesantemente le aziende all'interno del percorso. Quindi c'è un contatto continuo con le aziende, nelle testimonianze, nelle lezioni, negli incontri che si possono fare. Ahimè, quest'anno la pandemia ci limiterà un po', però ecco, c'è questo bel contatto. E questo fa sì che si riduce il gap tra la scuola e tra il mondo del lavoro. La Scuola di Scienze Aziendali è la più bella esperienza, io credo, nel nostro territorio di collaborazione tra pubblico, tra le istituzioni e tra privato per la formazione dei giovani. Torno dalla direttrice, perché come ogni anno la scuola garantisce veramente questo placement elevatissimo ai propri studenti. Anche ieri, come dicevamo, ci sono state molte aziende che hanno incontrato i ragazzi. Secondo lei questo è segno che la missione sociale della scuola è percepita chiaramente, soprattutto poi insomma in questo periodo particolare che stiamo attraversando? Ma sì, sì. Sicuramente il discorso del dare e comunque regalare un sogno a una persona, regalare una realtà, che è quella di essere introdotti nel mondo del lavoro, è una missione importantissima, no? Per nulla ricordo enti pubblici come il Comune di Firenze, la città metropolitana, la Camera di Commercio, nonché Confindustria, continuano a credere nella scuola e a sostenere la scuola, proprio anche grazie soprattutto a questo ruolo sociale che ha. Chiaramente quest'anno, non lo so, ecco, è tutto molto un punto interrogativo, tutto molto triste, tutto molto incerto. Vediamo quello che succederà e se riusciremo comunque a mantenere le performance degli anni passati. Non sarà semplice, però. Allora, ieri c'è stato appunto il Recruiting Day, ci sono stati questi colloqui con le aziende, ma come sceglieranno gli stagisti le aziende e quando entreranno a far parte di questo stage? Ma allora, gli stagisti, le aziende sceglieranno gli stagisti un pochino, erano fatto questi colloqui, come diceva prima Emanuele Rossini, faranno poi una riflessione su le persone che hanno incontrato. E poi anche in base alle loro esigenze occupazionali faranno un piano di richiesta. Io normalmente vi chiedo sempre di fare una sorta di classifica, dammi il primo, il secondo, il terzo di preferenza, perché poi è chiaro, no? Questi HR che sono furbacchioni e molto bravi si beccano sempre migliori, no? E quindi se li contendono, allora io devo insomma fare anche un gioco di equilibrio affinché insomma tutti siano contente. Emanuele Rossini annuisce, lui prende sempre migliore, perché devo dire sta a fare bene il suo lavoro e quindi devo fare un gioco di equilibrio, perché è ovvio, no? Insomma, poi i ragazzi devono avere, cioè le aziende devono essere soddisfatte tutte, perlomeno ci proviamo. E i ragazzi entreranno a novembre, i primi di novembre, con la fine con la conclusione dell'anno scolastico, e le lezioni dovrebbero finire alla fine di ottobre. Se tutto va bene, poi
Davanti a una pandemia ci siamo abituati a non dare, a non avere nemmeno certezze, però insomma, dovrebbe, diciamo, e noi ci proviamo. Ecco, proviamo con lei a guardare al futuro. Conoscendo la classe di quest'anno, secondo lei che prospettive ci sono future proprio per i corsisti? Allora, quest'anno è una classe, come ha detto il dottor Rossini, è una classe di grande livello. È una classe probabilmente anche data dall'età media un pochino più alta, che fa? Ah, perché chiaramente incide ed influisce sul discorso di atteggiamento, di percezione e di maturità. Tanti di loro hanno già affrontato percorsi universitari, il che è importante, anche se non l'hanno finito, comunque è chiaro, no? Una maggior scolarizzazione, anche quella influenza tanto l'atteggiamento e la maturità di una persona. Quindi sono ragazze che avranno sicuramente un futuro. Poi ripeto, Eva, il problema di quest'anno è il vedere come reagisce il mercato. Io non so come reagirà il mercato. Io mi auguro, non voglio essere pessimista, mi auguro che reagisca meglio delle previsioni, ma non sarà semplice. Quindi, se non è nell'immediato, sono ragazzi che comunque avranno un futuro, un bel futuro, sicuramente saranno inseriti nel mondo del lavoro, perché sono bravi e saranno sicuramente anche ben formati. Torno dal dottor Rossini, direttore risorse umane dell'azienda Ruffino. Allora, proprio per questo momento particolare che stiamo vivendo, a suo parere quanto è importante valorizzare iniziative come proprio il Recruiting Day che c'è stato ieri? Guardi, io credo che la giornata di ieri sia stata per questi ragazzi una iniezione di positività e di energia. Insomma, lo raccontavo prima come il Covid ha sconvolto la vita di questi ragazzi, che magari qualcuno ha perso il lavoro, qualcuno si è sentito un po' abbandonato, così mi raccontavano, dall'università, e per questo hanno deciso di interrompere il percorso. Quindi penso che ieri abbiamo visto che c'è un'opportunità, davanti a loro c'è un'opportunità intanto di uno stage, ma sappiamo bene che dalla storia della scuola di scienze aziendali e tecnologie industriali spesso gli stage poi si trasformano in un'opportunità di lavoro. E davvero ieri hanno avuto questo primo contatto, no? con aziende importanti del territorio. Quindi sono esperienze sicuramente da valorizzare. Poi ha ragione la direttrice. E purtroppo viviamo in un periodo in cui si naviga a vista nella nebbia, no? Quindi non sappiamo bene o male che cosa ci riserverà il domani, ma vogliamo essere anche noi positivi e sperare in un futuro meno cupo di quanto davvero ce lo raccontano. Direttrice Berti, cosa si sente di consigliare ai suoi studenti in questa fase crocevia proprio del corso in gestione di impresa? Essere più di quello che sono stati i loro predecessori, impegnarsi ancora di più e affrontare la vita soprattutto con arroganza, e affrontare, avere pazienza, cercare di capire che la situazione, perché guarda Eva, non, mi dispiace dirlo, ma a volte i ragazzi non sempre percepiscono quello che sta succedendo, quindi cercare di capire che non è un periodo semplice, che bisogna ripensare a tante cose e rimettersi tutto in gioco. Quindi la famosa io voglio, l'erba voglio, che prima non cresceva nemmeno nel giardino del re, adesso è ricercata da tutti. Quindi ecco, avere una consapevolezza che i tempi sono molto duri, ma che comunque, come sempre, ce la faremo. Un altro consiglio chiedo questa volta al direttore Rossini, un consiglio che si sente di dare ai corsisti alle prese con questi primi colloqui e con un primo approccio al mondo del lavoro. Guardi, lo dicevo proprio ieri ai ragazzi, gli dicevo ragazzi, da voi ci aspettiamo tanta motivazione in questo momento, no? Perché evidentemente non possiamo andare a cercare degli skill che sono ancora in formazione, ma da loro ci aspettiamo la motivazione. E quando entreranno in azienda gli ho detto, voi dovete essere curiosi, la prima cosa è la curiosità, aver voglia di imparare, qualsiasi cosa che vi faranno fare sarà occasione di imparare. E poi spiate il collega accanto, cercate di capire i segreti di come lavora il collega, di che cosa fa. Ecco, quindi la curiosità, la voglia di imparare e tanta motivazione. Queste sono le cose che ho raccontato e che ho chiesto ieri ai ragazzi.
Poi le chiedo un consiglio per un'azienda, ok? Anche perché, insomma, lei ci ha parlato del suo trascorso, questa collaborazione con la Sati, prima per l'azienda per la quale lavorava, adesso con Ruffino. All'ascolto abbiamo tantissimi imprenditori, perché collaborare con Sati? Perché, come dico io, i ragazzi che escono dalla scuola di scienze aziendali sono formattati in un certo qual modo, sono pronti per entrare nel mondo del lavoro, hanno quella mentalità che la scuola gli aiuta a creare, che per le nostre aziende è fantastica, perché davvero hanno una spinta in più, ecco, rispetto ad un ragazzo che è stato diplomato, perché questo contatto con le aziende che respirano in questo anno e mezzo costantemente per noi è estremamente importante. Grazie, grazie al direttore risorse umane di Ruffino, il dottor Emanuele Rossini, grazie alla direttrice di Sati Guia Berti. Grazie a voi. L'appuntamento. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Noi ci fermiamo, piccola pausa, poi torniamo di nuovo insieme.